sei pronto? Stiamo per girare la prima puntata. Sono pronto, sono pronto. Sicuro? Sì, credo di essere abbastanza, cioè ero un po' più pronto prima. Mi dici, Tada? Tada! 3, 2, 1. Benvenuti a Tada! Tada! Ladies and gentlemen, welcome back to Tada, the new program television of Rete 8. Tada, la TV che suona, trasmettiamo da Roma, dagli studi della Cinit Record, siamo in zona San Giovanni, e oggi avremo tanta nuova musica, tanta bellissima musica in una puntata straordinaria, una puntata speciale. È la sagra della primavera di Stravinsky, un pezzo che per l'epoca era praticamente inaudito. Mai nessuno aveva ascoltato un suono del genere da un'orchestra prima di quel giorno. Stravinsky compone questo brano per l'orchestra di Parigi, l'Orchestra Sinfonica di Parigi, e cosa succede? Che la prima è un grandissimo scandalo. Perché? Perché ci sono ritmi che si intrecciano, sentite queste poliritmie che ha inventato Stravinsky. Il risultato fu appunto un grandissimo scandalo, ma dopo questo grande scandalo, dopo pochi anni, il mondo intero si rese conto di come questo pezzo aveva cambiato in fondo la storia della musica, e poi di fatto tutta la musica da film, tutta la musica moderna di oggi si basa su quella composizione. Ascoltiamocela per qualche secondo. Sentite che proprio il fuoco, proprio sentite il fuoco, come si fa? Prima di quel momento nessuno mai aveva tirato fuori un suono così da un'orchestra. Oggi se andiamo al cinema, bene o male, la musica da film è così, ma questo è un brano del 1913, stiamo parlando di quasi 100 anni fa, e non esisteva quasi nemmeno il cinema all'epoca, quindi rendetevi conto, comunque il cinema c'era, ma era muto, non c'era un suono del genere. È incredibile, vero? Allora, io lascerei un attimo da parte Stravinsky. Sei un appassionato di musica etnica, sì. Giusto? Anche si può considerare, secondo te, il tango musica etnica? Assolutamente, la musica etnica secondo me è qualsiasi musica ha un'appartenenza antropologica e geografica, sono quei viaggi che fai nei posti e oltre ad andare a vedere un luogo trovi anche dei dischi, torni a casa con un spacco di dischi, quello secondo me lì si definisce la musica etnica, quando vai in un luogo per cercare una musica che non troveresti qua. Quindi per esempio ho fatto un bellissimo viaggio in Est Europa, ho fatto la Serbia, l'Ungheria, la Macedonia, dove ho cercato la musica gitana e ho raccolto che un sacco di dischi, meravigliosa. Che cambia perché certo. In Serbia ci stanno gli ottoni, in Ungheria invece è di prevalenza gli archi, violinistica, esatto. Contrabbassi, gli archi. In Macedonia c'è molto cimbalo, però la matrice musicale è quella, e poi tutto il Sud America ovviamente certo. Ti porta... È stato in Messico. In Messico anche. Comunque, allora, stavo parlando del tango. Sud America, sì. Il tango, perché? Perché il prossimo pezzo che ci andiamo a sentire è un tango. Che si chiama? Si chiama... Ti ricordi? Masha. Genio. Masha genio. È... Chi è Masha? Vabbè, un genio. No, perché guarda, guarda, ti ricordo che il disco l'ho prodotto io, quindi... Non so, l'ho anche arrangiato, quindi... Al di là di questo, perché Masha? Masha è... la protagonista di un episodio di Fratelli d'Italia, esatto. È una sorella d'Italia. Esatto, Fratelli d'Italia, sono tre adolescenti, ci sta un rumeno, una bielorussa e un egiziano. Questa così, così una barzelletta. No, barzelletta. E sono storie molto conflittuali perché in genere i film su quelli che vengono chiamati extracomunitari hanno sempre già una patina retorica, invece no, lì prendi la vita presa diretta di questi adolescenti. Sembra veramente... Per chi non l'ha visto, a parte che si è visto molto perché ha girato un sacco di festival, e spero che no, sia... No, è uscito in sala a maggio. È uscito poi, in sala. E adesso a gennaio esce in DVD. Esce in DVD a gennaio, quindi cercatelo, Fratelli d'Italia. Ma per chi non l'ha visto,
e spero che lo diano anche in televisione prima o poi, perché è uno di quei film che stramerita. Tra l'altro è stato proiettato alla Camera, cioè la presentazione è stata fatta alla Camera dei Deputati, voglio dire, perché Gianfranco Corrente mi ha scelto di usarlo per parlare sulla tematica dell'immigrazione. Mi sembra comunque una buona lettura, cioè, questa mascia è la viene rappresentata da questo tango un po' nostalgico, un po' elettronico, con l'elettronica elettronico, qui l'abbiamo fatto in una versione acustica, ce l'andiamo a sentire. Claudio Giovannesi, accompagnato da me, Stefano De Angelis e Andrea Smaldonato, con Mascia. Innanzitutto, Fabio, grazie infinite per essere venuto. Grazie. È un onore per noi, per Tadà, avere un musicista del tuo calibro qui. Cosa dire? Claudio Filippini pure ha accettato. Vero, no? Facciamo Tadà. Facciamolo. Tadà. Ecco, questo era il nostro logo di Tadà, fatto con il suono straordinario Filippini Bosso. Allora, innanzitutto tu, dove sei nato? Dove sono nato io? A Torino. Sì. E poi? E poi mi sono trasferito in un po' di posti. Sei emigrato? Sì, adesso sto a Roma. A Torino com'è la situazione? Com'era? Torino all'epoca non era male la situazione, devo dire. Però tu sei scappato. Però poi sono scappato. E dopo te ne sei andato al sud? Sì, sono stato qualche anno a Bari, poi a Padova, adesso sto a Roma. Suoni da quando eri bambino, piccolissimo? Da 5 anni. Sì. Incredibile. E com'è la tromba quando uno è piccolo? Come, cioè, è tutta quella... Sempre la stessa o c'è la tromba piccola? No, non c'era la tromba. Esiste la tromba piccola, che è quella che usava Don Cherry, che si chiama Puppet Trumpet. Però no, ho iniziato con la tromba normale. E quindi, ma cioè, è difficile. Ce la facevo, quando... sì, ce la facevo. Insomma. Vabbè, d'altronde tu sei uno degli acutisti. No, io non sono grande specie. Per suo vero, lui no, infatti sì. No, però c'è chi si dedica solo a quello, insomma, io prediligo insomma il suono, bello, tu poi insomma, l'improvvisazione. Senti, io a me la musica parlata non piace, penso che nemmeno a voi. Io direi partiamo subito con il primo pezzettino. Va bene? Dai, okay. Grazie, io me l'ascolto da lì. Va bene. Grazie. Thank you.
Bellissimo, vai, vai, fantastico. E mi mancava il terreno. Aspetta un attimo, perché noi adesso diamo la linea a un altro ospite speciale di questa puntata di Tadà, in collegamento da casa sua, Stefano Uto Magnanensi, musicista, compositore, autore televisivo, da Non è la Rai a Domenica In, e storico collaboratore di Gianni Boncompagni. Stefano Magnanensi in molti lo ricorderanno anche per essere stato il coach della squadra di Simona Ventura ad X Factor nella fortunata edizione del 2009. In collegamento con noi da casa sua, Stefano ci presenta un suo video, girato al Teatro dei Satiri di Roma, di una canzone geniale e provocatoria dal titolo Giampaolo allo Zecchino, cantata da Paolo Arcuri. Un video che su YouTube è già un cult. Stefano, ci sei? Bravo Enrico, grazie anche delle parole che hai detto, anche se quello che hai detto non lo so perché questo l'ho registrato giorni prima, ma appunto vabbè. La presentazione del brano è molto semplice, questo è un brano importante, un brano che è già patrimonio dell'UNESCO, come non so se l'hai già detto oppure comunque lo dico io adesso, è un brano importante, un brano introspettivo, un brano sempre alla ricerca di un qualcosa che non si sa, un brano che lo vuole spiegare, lo vuole estrinsecare, un brano che quando lo ascolti niente poi è più come prima, ma io direi di ascoltarlo insieme, di guardarlo anche, guardatelo e ascoltatelo. Giampaolo allo Zecchino. Lo so, è una cosa forte, forte, lo so, ce la invidiano in tutto il mondo. Ciao Enrico! Come ci sta? Benissimo! Guarda, sereno. Va bene. Vedo in camera. Va bene. Thank you.
finalmente realizzo uno dei miei sogni più antichi, quello di fare, mettere in scena una vera e propria sfida tra due, tra i migliori pianisti che abbiamo in Italia, vale a dire il grande mitico Claudio Filippini, che abbiamo conosciuto nella scorsa puntata. Grazie. E Massimiliano Scatena, che abbiamo visto 2 settimane fa scatenarsi sul pianoforte. Siccome sono due pianisti molto nevrili, tanto è vero che io li devo pure tenere abbastanza separati perché questi scapocciano. Dove andiamo adesso? In Ungheria. In Ungheria. In Ungheria. In Ungheria. Tu in Ungheria ci sei stato? Ho vissuto per 2 anni, sì. Cioè, perché? Proprio perché ti sei andato a studiare quei ritmi. Sì. Senti, facciamo sentire al nostro pubblico Bartok come lo suoni. Primo tempo della sonata di Bartok. Okay. Sentite qua, questa è roba veramente incredibile. E questo disco lo troverete nel... E questo pezzo lo troverete nel nostro disco che abbiamo prodotto a Max perché ce lo meritava, vero? Vai, sì, sì. Vai, vai con Bartok. Thank you.
A noi ci piace un casino questa roba comunque. Mi dite Valentina che la nostra produttrice, la Cinix, quando su di lei è, ascolta sempre solo la musica cubana, quindi purtroppo questa, ognuno sceglie la musica che piace. Torniamo in studio con il nostro ospite Claudio Filippini. Pintura madre contiene anche tanti altri pezzi. Sì, sì, sì. Cioè, per esempio sì. Ce n'è uno che mi fa ridere, no? Mm-hmm. Che il titolo di un pezzo mi fa ridere è Pinetto. Cioè, è un pezzo, se uno l'ascolta, potrebbe essere un qualsiasi titolo. Sì, vabbè, quello è uno dei pezzi che appunto avevo già scritto comunque, appunto tornando da Pineto, perché da buon abruzzese. Vado in giro, però vado al mare alla Torre di Cerrano. A Pineto. E quindi tornando dal mare, così sotto il sole, mi veniva in mente questa cosa. Bello. Che dici? Vogliamo accennare? Lo accendiamo. Accendiamo? Lo accendiamo e lo accendiamo. lo suoniamo o lo accendiamo? Lo accendiamo, lo accendiamo. Vabbè, allora rimango qua, non me ne vado. Dai, dedicami Pineto, ti prego. Ti prego, per favore, Pineto, mi piace. Eccetera, eccetera. Poi qui nel disco è meraviglioso perché tu praticamente fai un dialogo con te stesso. Esatto. Cioè a quattro mani. Mm-hmm. Cioè, hai registrato prima un pianoforte e esatto. Poi ce n'hai registrato un altro che praticamente hai fatto un... Sì, un collage. Sì, un collage, senso, sì. Però effettivamente chi ascolta quella traccia rimane stupito, dice sembrano quattro mani che sono. Effettivamente sono quattro mani, ma sempre le sue. Sì, non... Sì, non ci sono... Senti, prossimo pezzo che ci fai ascoltare invece qual è? Ma suonerò un pezzo di... Vediamo, no, parto con un brano di Mongo Santa Maria che si chiama Afro Blu. Che è anche un e poi non si sa dove vai a finire. Vediamo. Poi parliamo un po' dell'improvvisazione. Perfetto. Okay? Allora, Afro Blu, Claudio Filippi. Thank you.
E adesso prendiamo la metro e andiamo un po' in giro per il mondo con la rubrica Main the Gap. Il nostro regista Walter Nanni e Serena De Bitonti hanno seguito a Roma il concerto blues di Stefano De Sando. Attore e doppiatore, noto per essere anche la voce ufficiale di Robert De Niro nella scomparsa di Ferruccio Amendola, Stefano De Sando è anche un musicista con la passione per il blues e autore di tante canzoni celebri, tra cui alcuni grandi successi di Ornella Vanoni. Eccolo nel suo concerto al Music Keen di Roma. Ci vuole tanta disperazione, insoddisfazione e disincanto per scrivere qualche poesia buona. Non è una cosa da tutti scriverla, ma neanche leggerla e nemmeno ascoltarla. Charles Bukowski. A, T, A, T, P. I find a blues on my way. It was too late to say I love you, Melly. Cause she was got desperation in my bones. The sky was empty. My pen was leaving all the stars. And she's here every day, and I'm happy
Thank you.